Le ultime immagini amatoriali ritraggono padre Paolo Dall'Oglio tra i giovani in piazza Arraqqa, nel nord della Siria. Era il 28 luglio 2013 alle 22.34. Il giorno dopo è stato sequestrato, come inghiottito nelle tenebre della Siria, in preda ad una guerra civile scaturita dalla rivoluzione del 2011 contro il regime di al-Assad. In questi 9 anni di attesa sono rimbalzate notizie contrastanti sulla sorte del gesuita italiano nato nel 1954. L'unico dato certo è che si sono perse le sue tracce. Molti sostengono che fosse a Raqqa per chiedere una tregua al capo dell'ISIS Abu Bakr Baghdadi e per trattare la liberazione di alcuni sequestrati, tra cui 4 religiosi. Nel suo ultimo messaggio su Facebook, datato 27 luglio, lo stesso padre Dall'Oglio ha scritto: «Augurami buona fortuna per la missione per la quale sono venuto qui. La pace sia con voi». Padre Dall'Oglio, per tutti Abuna Paolo, è stato una voce scomoda. Ha denunciato i crimini dell'ISIS e gli orrori del regime di Bashar al-Assad, che lo ha espulso dalla Siria il 12 giugno 2012. Padre Dall'Oglio agli inizi degli anni 80 in Siria ha fatto rivivere il monastero Deir Marmusa per creare un luogo d'incontro tra cristiani e musulmani e per testimoniare il dialogo possibile profetico tra le fedi, il dialogo interreligioso e intercomunitario. Non abbiamo perso la speranza, stiamo facendo ogni sforzo per cercare la verità su Paolo, ha dichiarato la famiglia Dall'Oglio, facendo appello al presidente Sergio Mattarella e alle cariche dello Stato affinché sia creata una commissione parlamentare d'inchiesta che faccia luce sulla scomparsa in Siria del religioso italiano.